Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare con un amico. Allora, ragazzi, vedete questo profilo? È il profilo della mia ragazza, perché io non avevo comunque, diciamo, la possibilità di poterlo fare, visto che non ho mai e dico mai cagato i veicoli import-export, quindi non avevo le missioni sbloccate. Quindi passiamo al glitch. Allora, vabbè, il primo requisito è quello: import export che lo dovete aver fatto, perché se no altrimenti non avete la missione giusta sbloccata. Secondo requisito, ragazzi, dovrete avere in strada una moto prima di incominciare tutto il glitch, e dovrete essere in sessione pubblica come sono io, come avete appena visto. Quindi passiamo al glitch, ragazzi. Lo sto mandando leggermente in velocità il video, ma proprio leggermente, ragazzi, cioè è incrementato del 30% in più, anche perché sennò sarebbe mi sarebbe durato una vita. Quindi sicuramente vedete il personaggio che corre una cifra, ma è solo per quello. Quindi a questo punto, ragazzi, diventate CEO e invitate il vostro amico a diventare vostro associato. Una volta che il vostro amico sarà diventato vostro associato, dovrete recarvi al computer e dovrete avviare una missione. Quindi andremo a farlo. A questo punto, ragazzi, freccia destra, X, insomma, non è che ve devo dire io queste cose, lo sapete tutti. Entrate nel computer, entrate in missioni con i veicoli speciali e avviate quella del Phantom Wage. Non mi chiedete se funziona con l'altro, non l'ho provato, io non sperimento. Questo è un glitch copiato dagli inglesi, l'ho portato così paro paro com'è, non mi sono messo a sperimentare. Quindi se volete sperimentare, sperimentate voi, ma non chiedete a me, ragazzi. Detto questo, avviate la missione. Una volta che avete avviato la missione, intanto comunque il vostro amico verrà risucchiato nella missione insieme a voi. Una volta che avete avviato la missione, dovete andare ovviamente sul tetto. Mi sembra che potete pure scendere in strada. Boh, mi sa che se lo facevo era meglio, però vabbè, sti cazzi. E scendete giù in strada, ovviamente, e prendete la vostra moto e vi dirigete alla clubhouse, ragazzi. Adesso andremo a vedere con un po' più calma. Raga, io ho tentato di mandarlo veloce questo video, erano 25 minuti di video, ho fatto tagli, velocizzazioni, cose, cazzi e mazzi, però se poi tagliavo e velocizzavo troppo non capivate un cazzo, e quindi dopo stavamo da capo a 15, no, a 12. E a sto punto, ragazzi, niente, ve ne andate nella clubhouse, cercate di ricordare dove cazzo avete la clubhouse, perché non la vedrete in mappa, e soprattutto non piate alberi o pali come ho fatto io adesso. Una volta che siete nella clubhouse, andate per entrare, poi mentre state entrando fate start online creatore, ragazzi. Quando sarete nel creatore, andate a creare una sessione solo inviti, fare gioca GTA online sessione solo inviti. Una volta nella sessione solo inviti, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è andare nel party
perché ovviamente se sarete nel party è meglio, anche perché quando farete il glitch voi non vedrete il vostro amico e quindi sarà un problema. Andate nel party, fate un giochiamo insieme, invitate il vostro amico. E intanto voi ragazzi, come vedete, sarete spawnati e potrete usare le armi nel CEO. Vi troverete con la segretaria o il segretario qui, come ce li ho io, e potrete usare le armi. Io vabbè, qui lo killo, ma non serve a un cazzo killarlo, è inutile, insomma, non è che lo dovete killare per forza, io l'ho killato per sfregio, giusto per fare qualcosa. E intanto che aspettiamo il nostro amico, ragazzi, io qui ho tentato di fare un po' del bordello, abbiamo l'ufficio che è, come ho già detto, in titanio, non gli succede niente, non lo so io, sarà boh. Però l'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, quando state qui è suicidarvi. Una volta che vi siete suicidati, vi dirigete nella vostra clubhouse, nella vostra, scusate, nightclub. Nel nightclub, ragazzi, nel garage numero 2 dovrete avere l'auto che volete duplicare, o quante più auto potete e volete duplicare. Nel garage numero 3 e numero 4 dovete avere LGRH8, ragazzi, delle semplici LGRH8. Qui aspettiamo il mio amico che viene nel punto dove sono io, e come vedrete, ragazzi, il mio amico sul radar si vede con 3V, si vede, però quando giungerà vicino a noi non lo vedremo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere il bug. Allora, lui ci vedrà a noi, lui vedrà l'auto, vedrà noi, vedrà tutto, ma saremo noi che non vedremo lui, vedremo semplicemente, come state vedendo, l'auto che sta arrivando senza nessuno dentro. Nel caso della Deluxe, ragazzi, stranamente si vede lo sportello, perché si apre ad ala di gabbiano, quindi si vede lo sportello. Direte al vostro amico di salire in auto con voi, chiedetegli conferma, perché come vedete nel caso della Retro Custom non si vede che è salito in auto, non si vede un cazzo, non si vede neanche lo sportello che si apre. E rientrate nel garage B2, ragazzi. Una volta che comunque saremo entrati nel B2, dove avevamo l'auto che vogliamo duplicare, ragazzi, io adesso qui vi faccio vedere che nel B2 ho comunque l'auto, che è quella che ho vicino, che è quella che comunque andrò a duplicare, perché comunque su questo profilo la mia ragazza non fa glitch, quindi non ha assolutamente bisogno di soldi. Vi faccio vedere che ho semplicemente questa auto, e che è una LG Retro Custom, come state vedendo. La prendo, la sposto e la metto qui dietro, giusto per comodità, ma nulla di che, ragazzi. E vi faccio vedere che negli altri garage, ragazzi, ho auto normali, LG RH8, come potete vedere. Quindi a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare, ovviamente, uscire dal B2, così uscire su strada, e poi rientrare nel B3, ragazzi, e vi troverete l'auto duplicata, cioè il clone. Non è duplicata completamente, perché ancora la dovrete salvare, e per salvarla, ragazzi, dovrete fare un ultimo passaggio, insomma. Come vedete, ragazzi, qui c'è l'auto. Vi faccio vedere al punto azzurro che quell'auto comunque non è una LG Retro Custom, ma è una LG RH8 normale. E a questo punto prenderemo quest'auto e l'andremo a salvare. Allora, ragazzi, per salvare quest'auto dobbiamo andare nel bunker, perché abbiamo il menu buggato, non potremo chiamare nulla, non potremo invitare l'amico, non potremo fare un cazzo. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è ricordarci dove abbiamo il nostro bunker, anche perché non possiamo mettere la mappa. Mi sembra che si possa mettere il GPS dal touchpad, però non ne sono sicuro. Quindi dovremmo ricordare più o meno dove abbiamo il nostro bunker e andare al nostro bunker. Quindi io qui vado al bunker, ragazzi. In questo video vado a duplicare solo un'auto, perché vi rendete conto da soli che
è una bella rottura e tritatura de palle sto glitch, secondo me. Quindi vado a duplicare, vado a salvare solo un'auto, ragazzi, e a duplicarne solamente una. Una volta che sarete nel vostro bunker, ragazzi, dovrete entrare nel bunker. Nel bunker ovviamente avrete il COM, e dovrete entrare nel COM per salvare il veicolo. Nel terzo slot del COM, ragazzi, dovrete avere il deposito veicoli personali. Se avete una LGRH8 nel deposito o non l'avete, fa poca differenza. L'unica cosa, ragazzi, che forse potrete fare magari è che se lo fate in mira manuale questo glitch, risparmierete il viaggio di ritorno dal bunker al vostro, diciamo, al vostro nightclub, però non ne sono sicuro, ragazzi, quindi fatelo come lo state vedendo e basta. A questo punto uscite dal vostro bunker, ve ne tornate in città, tornate nel vostro nightclub e la duplicazione è fatta, ragazzi. È semplicissimo, come no, come bere un bicchiere d'acqua. Lo volevate il glitch? Io ve l'ho portato, ragazzi. È una rottura di palle assurda questo glitch. Comunque rientriamo nel B2, in questo caso io rientro nel B2 per farvi vedere che la duplicazione è avvenuta. E se volessi continuare a duplicare, mi basterebbe uscire dal B2, uscire in strada, entrare nel B3 e avrei nuovamente due cloni, come adesso vado a farvi vedere. E l'unica cosa che dovrei fare è salvare nuovamente quei due cloni in maniera tale da poterli usare, da poterli utilizzare. Come vedete, io sono uscito su strada, adesso entro nel B3 e vi faccio vedere che la duplicazione è riuscita. Funziona anche per il B4, stessa procedura, stesso tutto, ragazzi. Però, come vi ho già detto, secondo me questo glitch è una grandissima rottura di coglioni e basta. Come vi ho anche già detto, dovete sempre uscire dal B2 e rientrare nel B3, oppure B2 ed entrare nel B4. Se per esempio vedete, io sono uscito dal B3, sto entrando nel B4 e non mi farà vedere la duplicazione perché automaticamente non sono partito dal B2. Come vedete qui le auto non ci sono, vi basterà entrare e uscire nuovamente dai garage per varie volte e avrete le vostre duplicazioni, ragazzi. Detto questo, spero che vi sia utile questo glitch. Il video finisce qui, ricordatevi tutti quanti i vari contest, ricordatevi la descrizione, aprite sempre la descrizione perché ci sono tante cose interessanti. E un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.